Come aumentare la produttività e diventare persone efficienti? Capitato sicuramente di vedere qualcuno super impegnato sempre che lavora e allora ti senti come inutile oppure sembra che lavorano solo quelle persone e tu no. Ma c'è una differenza sostanziale tra essere persone efficaci e persone efficienti. Infatti una persona efficace è quella persona che riesce a raggiungere l'obiettivo, una persona efficiente invece è una persona che riesce a raggiungere un obiettivo col minor dispendio di risorse. Quindi il nostro obiettivo è diventare persone efficienti ed aumentare la nostra produttività. E in questo video ti darò 7 consigli per diventare persone più efficienti. Prima cosa, controllo della mentalità. Invece di farci sopraffare quando c'è un problema e di perdere tempo perché rimaniamo deconcentrati, diamoci subito da fare, diventiamo proattivi rispetto ai problemi. Quelli ci saranno sempre. La differenza la fa chi invece di farsi inglobare dal problema diventa la soluzione del problema e quindi cerca subito il modo per trovare una soluzione. Secondo consiglio, utilizzare la matrice decisionale di Eisenhower per decidere cosa fare, cosa no e con quali tempi. L'autore di questa matrice diceva: ciò che è importante raramente è urgente e ciò che è urgente raramente è importante. In questa matrice ci sono 4 quadranti e vengono suddivisi tra non importante, importante e tra urgente e non urgente. Il nostro obiettivo è rimanere nei quadranti in alto, a sinistra e a destra, meglio ancora. Infatti a destra abbiamo il quadrante delle cose da fare importanti e non urgenti e dovremmo sempre ritrovarci in questo quadrante quando facciamo qualcosa, oppure nel quadrante di urgente e importante. L'unica cosa fondamentale è di non ritrovarci sempre nel quadrante di sinistra in alto, in quanto vuol dire che stiamo programmando male e ci ritroviamo sempre a fare qualcosa di urgente e importante. Per esempio, molte volte è capitato anche a me, ci ritroviamo la mattina a guardare le mail. Nel 99% dei casi stiamo perdendo tempo per qualcosa di non urgente e non importante. E qui rientriamo nel quadrante 4, quindi la peggiore delle situazioni, quindi non è né urgente né importante. Ed infine l'altro quadrante in basso a sinistra, dove abbiamo le cose da fare non importanti e urgenti. Quindi non dovremmo mai trovarci nei quadranti in basso e trovarci sempre nei quadranti superiori. Quindi ogni volta che decidi di fare un'attività, pensa sempre se prima di tutto è un'attività importante o no e se è urgente o no. Questo ti farà capire se stai facendo il compito giusto in quel momento o se stai iniziando dalle cose più futili e che non hanno veramente importanza e un impatto nel tuo lavoro. In questo modo classificherai sempre le tue attività quotidiane in base alle priorità effettive. Consiglio numero 3, fai le attività più importanti nel momento della giornata in cui tu sei più produttivo. Per esempio, nel mio caso, io sono più produttiva la mattina. Il giorno che non riesco ad alzarmi presto, magari dormo di più, dormo tante ore, però lavoro a rilento. E quindi il momento più importante della mia giornata è la mattina. Appena mi sveglio, fare immediatamente le cose più importanti. Cerca di capire nel tuo caso se la parte della giornata in cui sei più efficiente è la mattina, il pomeriggio, la sera, e quindi fai in quel momento le attività più importanti per te, per poter dare il massimo e non sprecare le tue energie per le cose più futili come le email o falsi problemi, se per esempio lavori sui social, quindi la risposta a un messaggio di un hater.
Consiglio numero 4, programma la tua giornata. Questo è fondamentale per essere efficienti, soprattutto se riesci a programmare la tua giornata la sera prima. In questo modo la mattina dopo saprai subito su cosa lavorare e non sprecherai il momento migliore della tua giornata, uno dei momenti migliori della tua giornata, cercando di capire su quale attività concentrarti, perdendo così tempo. Io infatti ho un obiettivo annuale e poi programmo le mie attività ogni 3 mesi, ogni mese e in particolare ogni settimana e nel dettaglio ogni giorno. La sera prima verifico le attività più importanti per me. Questo mi ha fatto essere una persona molto più efficiente, ha aumentato tantissimo la mia produttività. Infatti quando capita quel giorno che non lo faccio perché non sono perfetta, non rendo al massimo e perdo tempo in cose che non dovrei fare. Consiglio numero 5, scrivi il tempo che ti impiegherà una determinata attività. La sera prima non scrivere solamente le attività più importanti che devi assolutamente svolgere il giorno dopo, ma scrivi quanto tempo impiegherai, quindi usa la tua unità di misura, calcola se 30 minuti, un'ora, un'ora e mezza, immagina quanto tempo effettivamente per ogni singola attività ti serve per raggiungere il tuo obiettivo. In questo modo riuscirai a capire anche le tempistiche di ogni attività e man mano nel tempo diventerai sempre più preciso e riuscirai a programmare il tuo tempo nel modo migliore. Questo è stato importantissimo per me. Molte volte noi sottostimiamo, almeno nel mio caso era così, sottostimavo il tempo che avrei impiegato per un'attività perché c'è magari qualche problema, per esempio nella gestione dei video mi è capitato che la fotocamera, il cellulare che usassi non registrasse e mi ritrovavo a dover riregistrare il video, oppure avevo dei problemi nel montaggio e questo può capitare e di conseguenza sottostimavo il tempo che avrei impiegato in quell'attività. Però col tempo sono riuscita a capire un po' di più quanto mi impiega un'attività e questo è fondamentale per capire quello che puoi riuscire a fare nel corso del tempo e nella tua giornata. È importante inoltre capire l'orario della giornata in cui ti dedicherai a quell'attività, quindi definire non solo quanto ti impiega una determinata attività, ma quale orario della giornata farai quell'attività. Quindi, per esempio, se per me l'attività più importante del giorno è quella di caricare un video su YouTube, montarlo e registrarlo, posso scrivere nel mio calendario o nel calendario digitale che registrerò il video per esempio dalle 8 alle 9, poi dalle 9 alle 10 farò il montaggio e così via. Quindi definire per ogni attività il tempo che ci si impiega e quando lo si farà. Consiglio numero 6, pianifica anche le tue pause. Per me, oltre alle pause, è importante pianificare anche lo sport, perché molte volte rinuncio a fare sport per lavorare o magari perdo tempo al cellulare o sul divano. E però quando nelle mie pause riesco ad andare a fare sport, le ore successive sono molto più produttiva. Quindi cerca di programmare l'attività con quelle cose che ti fanno stare meglio e ti fanno essere anche più produttiva successivamente. Quindi sì, a momenti di vuoto assoluto, ma pianifica anche lo sport e quelle attività che ti ricaricano di energia. Punto 7, no al multitasking. Io l'ho fatto per tantissimo tempo, vi devo fare questa confessione. Facevo tantissime cose, mi sentivo super produttiva, riesco a fare 4 cose al momento, parlo al telefono, scrivo, penso a quello che devo fare dopo, parlo con un collega, però questo non ti fa essere produttivo. Per essere più produttivo possibile, una persona efficiente, devi fare una cosa alla volta. Lo so, è difficilissimo, ho sempre pensato di essere super brava perché riuscivo a fare 2 o 3 cose nello stesso momento, ma non è così. Concentrarti su una singola cosa per volta ti fa essere molto più produttivo e ti fa evitare di sbagliare. Ecco, questi sono i miei 7 consigli di oggi per aumentare
aumentare la produttività, essere più efficienti e avere anche un po' più di tempo libero per noi. Fammi sapere i tuoi consigli per diventare una persona più produttiva e quale dei 7 consigli che ti ho nominato in questo video utilizzerai da domani. Se ti è piaciuto il video, lascia un like, lascia un commento prima di andare via. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e visita il mio sito giusidigirolamo.com. Trovi il link in basso al video. Ti consiglio di andare a guardare il mio video che ti linko qui da qualche parte con le 7 abitudini per far diventare la mattina la parte più produttiva della tua giornata. Io ti mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!